Mitsubishi Eclipse Cross fin dal lancio ha raccolto l'eredità non solo dell'Eclipse degli anni 90-2000, una delle coupé più apprezzate dal pubblico in quel periodo, ma anche dell'intero marchio nipponico. Ne è uscito un SUV coupé dalle dimensioni abbastanza compatte che unisce un'estetica sportiveggiante alla trazione integrale e con quest'ultimo restyling si arricchisce anche della propulsione ibrida plug-in. La Mitsubishi Eclipse Cross FEV ha diverse carte da giocare, un prodotto diverso dal solito prima di tutto per l'estetica molto particolare e squadrata, ma poi è una Mitsubishi, simbolo da sempre di ottima qualità costruttiva, spirito avventuriero e motori efficienti. L'ibrido plug-in è quindi l'ultimo valore aggiunto che oltre a tutto questo la arricchisce di libertà di circolazione e parcheggio e le varie agevolazioni fiscali nella maggior parte delle città italiane. Lanciata nel 2017, nel corso del 2021 l'Eclipse Cross ha leggermente rinnovato il design, che ora si presenta più armonico e al passo coi tempi. Non il solito SUV coupé. Per distinguersi in questa categoria di veicoli ormai affollatissima, la Eclipse Cross rinuncia a una linea sinuosa e morbida in favore di un'estetica squisitamente squadrata. Il frontale è particolarmente imponente, con fari diurni a LED che si fanno più sottili rispetto a prima e si integrano nella grande griglia cromata che accentua l'aspetto verticale spigoloso. Dietro, oltre al lunotto inclinato, i fari acquistano una forma più classica e rovesciata, creando un aspetto forse meno futuristico ma classico e piacevole. Belli anche i cerchi in lega e piacevole anche la tinta bianca White Diamond, optional da 1.100 euro, ma forse quella rossa, sempre da 1.100 euro, conferisce più carattere alla vettura. Molto piacevole anche la tinta di serie chiamata Lightning Blue. Non saranno gli interni più appariscenti, ma lo sappiamo che i giapponesi guardano prima di tutto alla sostanza. Un abitacolo sobrio, ma molto ben costruito con materiali piacevoli al tatto e alla vista. Spicca il display centrale da 8 pollici, non esagerato, ma secondo me delle dimensioni giuste, mentre il cruscotto è uno degli ultimi analogici a sopravvivere. Buona anche la dotazione di prese USB e altri ingressi, così come non mancano i vani portaoggetto. A proposito di spazio, davanti ci si sta comodi, dietro pure, ma sappiate che se siete spilungoni come me, che raggiungo il 1,94 m di altezza, dovrete scendere a compromessi per quanto riguarda lo spazio per la testa. Buono anche il bagagliaio, con i suoi 404 litri di capacità minima, anche maggiori rispetto alla versione solo termica. La Eclipse Cross non punta a una tecnologia vistosa, quanto più a una tecnologia funzionale, e anche questo rientra nella filosofia di un marchio che bada al sodo. C'è quindi il nuovo sistema di infotainment, piuttosto fluido nel funzionamento e con tutte le informazioni soprattutto per quanto riguarda la guida, sia sull'ottimizzazione della mobilità elettrica sia in off-road. Ovviamente non manca la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Ottima anche la dotazione ADAS, la Eclipse Cross FEV gode di sistema di sicurezza in frenata, blocco automatico del freno, assistenza per la rimpartenza in salita, sensore di angolo cieco e via dicendo, che la rendono una delle auto più sicure nella sua categoria. Rispetto alla Eclipse Cross termica, quella ibrida vede aumentare la sua potenza e ridurre al contempo le emissioni. Il gruppo propulsore è infatti composto da un motore benzina 2.4 da 98 cavalli e da ben due motori elettrici per un totale di potenza di 188 cavalli. Il cambio non è un doppia frizione ma un CVT, quindi un variazione continua, anche se meno rumoroso di quanto mi aspettassi. Questo è un bene perché sappiamo che questo tipo di trasmissione è tutto orientato all'efficienza che si traduce in consumi di 2 litri su 100 km circa, e questo nonostante la trazione integrale. Naturalmente, e questo lo dico sempre quando si tratta di vetture ibride plug-in, bisogna cambiare la propria mentalità e il proprio approccio alla guida e quindi ricordarsi di caricare sempre la batteria in modo da ottenere i valori che ho appena detto. In modalità elettrica si possono percorrere fino a 45 km, ma la vera chicca della Eclipse Cross FEV è che è praticamente un unicum, quasi l'unica ibrida plug-in che supporta la ricarica rapida, non con presa CCS combo ma con presa CHAdeMO. Diciamo è una presa più rara rispetto a quella delle elettriche, però si trova per legge su tutte le colonnine rapide, e questo le permette tra l'altro di ricaricarsi e recuperare l'80% in 25 minuti o anche meno, dipende dalla potenza. E anche questo secondo me è esempio, è espressione di un marchio che ha sempre fatto della praticità e del
dell'efficienza uno dei suoi punti chiave. La guida è comunque molto performante grazie alla coppia, certo non ha la linea filante della sua antenata, ma ne si apprezza l'assetto particolarmente rialzato e il comportamento piuttosto brioso alla guida. Tra l'altro le modalità sono 5 e con Normal più 3 dedicate al mondo off-road, quindi snow per il ghiaccio e per la neve, ma ci sono anche quelle dedicate a sabbia e fango. E questo anche se non è una vera fuoristrada, come per esempio la più grande Outlander, riesce comunque a farci divertire fuori dall'asfalto e sporcandosi un po'. Mitsubishi Eclipse Cross FEV ha un prezzo che parte da 43.900 euro per la Intense SDA, già piuttosto ricca nella dotazione. La nostra versione è la top di gamma Diamond SDA Navy, che parte da 50.900 euro, mentre includendo la tinta bianca si arriva a un prezzo finale di 52.000 euro. In noleggio 36 mesi o 15.000 km con Arval, ha un canone di 360 euro al mese, IVA esclusa, e anticipo di 2.934 euro.